Andiamo dalla nostra Cristina, molto conosciuto di Umbria TV, le abbiamo ricordato, che ci tiene in particolare a sottolineare quali sono gli standard del pincher. Molto spesso noi anche qui a Mia abbiamo parlato dell'importanza degli allevamenti seri proprio per non mettere in pericolo la vita dei nostri amici animali. Perché Cristina? Perché purtroppo spesso ci fidiamo di persone che ci vendono un animale, ce lo fanno pagare spesso salato, perché purtroppo è la realtà dei fatti, non hanno il pedigree questi cani, vengono venduti come cani di razza e poi in realtà non lo sono, con tutte le problematiche che tutto questo si porta dietro. Io in primis so quello che dico. Perché ci sei passata? Perché ci sono passata, e tanto è vero che la passione per lo Zwerg Pinscher o Pinscher Nano è nato proprio da questo discorso, insomma, dalla mia esperienza personale, non molto positiva iniziale, perché mi sono rivolta appunto in un negozio di animali, ho preso un cane, l'ho pagato parecchio, venduto per Zwerg Pinscher, Pinscher Nano, e nel giro di un anno ho avuto tantissime problematiche. Questo cane l'ho dovuto operare, problemi dai denti, e di lì poi ovviamente sono arrivata a selezionare una razza che mi piaceva, perché sono degli animali meravigliosi, però il secondo cane che ho preso sicuramente non ho fatto lo stesso errore con il primo. Ecco, proprio per evitare, dicevamo, di incorrere in queste situazioni, di vedere i nostri amici animali star male, non tanto per la bellezza, che è importante, lo diciamo, per quanto riguarda i cani di razza, ma quanto proprio per la loro salute. Tu e Chiara siete venute qui questa sera, insieme anche a Biagio, che è un allevatore, per parlare degli standard del pincher. Ricordiamo quali sono i pincher originali, tra virgolette. Ne possiamo tranquillamente tutte e due, tanto siete libere di intervenire. Allora, il pincher originario è il pincher tedesco. Dal pincher tedesco, cioè questo qui dell'altezza, come vediamo nell'immagine, 45-50 cm, si sono sviluppati poi il pincher nano e in seguito il Doberman, che appunto è, diciamo, solo in Italia viene chiamato Doberman, in realtà all'estero viene denominato appunto Doberman Pincher. E quindi, diciamo, questa è una prima differenziazione. Poi si parla di pincher toy. Il pincher toy sostanzialmente non esiste, non c'è nessun standard per quanto riguarda il pincher toy. In realtà è un incrocio fra il pincher nano e il chihuahua. Questa è Princess. Questa è la mia cucciola, non è un pincher toy. Parliamo sopra le foto, così siamo più precisi. Sì, no, questa è una foto di Princess quando è... Allora, ho una cagnolina, questa qui, che ha 7 mesi. E è una foto di quando aveva circa un mese e mezzo. Ecco, qui in studio, ecco, praticamente potete vedere che Cristina ha a guinzaglio proprio il pincher nano, mentre la nostra Chiara ha il pincher tedesco. E poi invece Biagio di qua ha sempre il pincher nano, cambia solo il colore. Rispetto alla nostra Cristina. Sì, perché praticamente ci sono due varianti, o il nero focato o il rosso cervo. Nero focato, appunto, questi qui vedete neri focati perché hanno queste focature, invece il rosso cervo, ecco, la mia femmina e i due maschi di Biagio. E appunto, insomma, per continuare il discorso, sia il mio che quello di Cristina, in realtà le persone che vendono il pincher toy come pincher, oppure come pincher toy appunto come nome vero e proprio della razza, truffano. Io so per esperienza appunto che lo vendono come pincher di razza, con le conseguenze, però, le conseguenti patologie, perché in teoria quando uno va a acquistare un animale, un cane qualsiasi di razza, cerca delle garanzie, almeno ci dovrebbero essere. Mentre invece se vai a prendere, appunto, cerchi un cane di razza, cerchi delle garanzie e poi vai a prendere il pincher toy, queste garanzie non ci sono, perché prima cosa non possono vendertelo con il pedigree e, insomma, tutto quello che ne consegue. Sì, io volevo dire che invece lo standard dello Zwerg Pinscher o pincher nano è fino a 30 cm, da 4 a 6 kg di peso, perciò sotto i 4 kg non è un pincher. Non esiste il pincher toy e non esistono comunque razze sotto i 4 kg di peso che siano comunque pincher originali. Sei d'accordo, Biagio? Certamente, appoggio Chiara e Cristina,
in tutto quello che hanno detto. Aggiungerei che il pincher toy purtroppo è un'invenzione del mercato e come spesso succede, qualsiasi pagina che parla dell'animale in vendita come rappresentante del pincher viene messo questo cane, perché è un cane a tutti gli effetti, ma non è un pincher. Allora, la nostra Danila ha un cucciolino, sinceramente lei è venuta qui e ha detto io non lo so che cane è, me l'hanno regalato e è un cane piccolo, è un cane che mi posso portare dietro, me l'hanno regalato e quindi insomma, simpaticamente, da esperte qui in studio, secondo voi da dove arriva la cucciolina? Sembra un incrocio tra un pincher e un chihuahua, anche se è molto piccolo. Io l'ho accettata come cosa perché simpaticamente rappresenta il mio Jack, che è un Doberman. Io la passione ce l'ho per i Doberman, certo, in miniatura, quindi tascabile, che me lo posso portare tutto il giorno con me. Io penso che con questi discorsi che stiamo facendo non vogliamo criminalizzare. Noi adesso sostanzialmente cerchiamo solo di evitare le truffe, ecco. E di fare una chiarezza su quelle che possono essere le due vere razze del pincher. No, la cosa che andrebbe valutata quando uno acquista un cane o sceglie un cane è se uno vuole spenderci dei soldi perché gli piace una razza o se eventualmente sceglierlo comunque, perché una cosa bellissima è salvare un cane in un canile, per esempio. Certo, e questa noi è una cosa meravigliosa. Può essere anche un meticcio, cioè un cane si ama per quello che è. La cosa brutta è quando ci viene venduto un cane con delle caratteristiche che ci sono voluti magari anni, perché ci sono allevatori che non è che vendono i cani semplicemente per il lucro del prezzo che c'è dietro, cioè ci sono tantissime selezioni, c'è il mangiare, ci sono anche cose costose che comunque hanno richiesto tempo e persone che dedicate negli anni con tanta passione magari sono riusciti magari a selezionare delle razze che hanno dato anche delle garanzie di salute, di affidabilità, di carattere. E non è giusto penalizzare chi ci ha lavorato dietro e truffare delle persone che magari con correttezza vanno ad acquistare un cane, quando in realtà se una persona vuole un meticcio la cosa più bella che può fare è andare in un canile e salvarlo. Se una persona cerca un cane di razza è giusto che gli venga dato uno standard, una garanzia e un pedigree, perché il pedigree non costa tanto. Avere un pedigree non è come dicono, perché cioè, a me mi è capitato andando in questo negozio che se io volevo il pedigree devo spendere altri 200 euro in più. È un po' come la fattura? Vuoi la fattura? Spendi il doppio, senza fattura a metà. Richiedere un pedigree, basta avere il libro genealogico, giusto Biagio? Certo. Richiederlo, 15 euro, quanto ci vuole l'ENCI? Guarda, con tutta la burocrazia tra microchip, denuncia del modello B, del modello A, arriveremmo intorno ai 35-40 euro, non ecco, di più. Quindi... Se vi dicono che un cane costa 500 senza pedigree o 1000 con pedigree, non dovete credere assolutamente al negoziante o alla persona che ve l'ha venduto. E qui affidatevi a allevatori seri. Riemerge un po' l'intento della nostra trasmissione, che è quella di far aumentare la consapevolezza anche di chi vuole acquistare qualsiasi tipo di razza e di averla accanto, cioè conoscere proprio perché riesci meglio a distinguere quelle che possono essere le prassi di truffa e quant'altro. E quindi anche l'allevatore che si pone in maniera scrupolosa e non ti offre una vendita veloce, immediata, ma viene ragionata secondo il contesto della famiglia, secondo anche le caratteristiche della razza, già di per sé può significare che l'atteggiamento è professionale e serio. E noi, con la presenza dei nostri allevatori qui in trasmissione, cerchiamo di far crescere questa consapevolezza. Che uno dei problemi, infatti, che ho avuto nel primo caso con questo cagnolino era proprio il prognotismo dei denti. Cioè aveva la bocca, poverino, che... riusciva malapena neanche a chiuderla perché ovviamente i denti erano completamente spostati, perché in realtà il muso non era quello di un Zwerg Pinscher ma era molto più schiacciato tipo chihuahua, però in realtà la parte sotto era tipo chihuahua, la parte sopra era tipo pincher, di conseguenza i denti non si erano incrociati bene e non aveva una dentura, una chiusura insomma della dentatura come dovrebbe essere di norma, e più ha avuto problemi della necrosi della testa dell'anca praticamente. Cioè, a 6 mesi l'ho dovuto operare perché zoppicava, ha rischiato proprio di non camminare più questo cagnolino, dovuto proprio a questa problematica scheletrica che mi disse il veterinario era dovuta alla razza non del tutto corretta. Ecco, ecco perché vi dovete affidare, cari telespettatori, ad allevatori seri.
e quelli che vengono a Mia sono tutti seri, vero Luchino? Assolutamente. Prima cosa, possiamo fare sempre una differenza fra Zwer Pinscher, cioè Pinscher Nano. Attenzione al microfono, Chiara, perché abbiamo... Scusate. Fra Pinscher Nano e Pinscher Tedesco. Si assomigliano molto dal punto di vista della vivacità, della voglia di correre, quindi ottimi cani dal punto di vista sportivo, però che contemporaneamente in casa sono estremamente tranquilli. Io tutti e tre loro li tengono in casa con me, sanno dov'è il loro posto, la loro cuccia, sanno quando è il momento di giocare, quindi sono cani estremamente intelligenti, con anche addirittura un'elevata addestrabilità, cioè sono cani polifunzionali, quindi adatti all'agility. Svezia li usano addirittura per il salvataggio in acqua, ottimi per l'obedience. Tanto tu fai tutto, Chiara. No, io... Sei come il nostro dottor Floris, l'obedience, il medico veterinario. No, io con loro fo solo esposizioni, perché proprio per agility, obedience, ci vuole tanto tempo. Senti, ma ti sei laureata a 18 anni? Guardate, una bambina come la dottoressa Moroni. Sono baby medici, eh? Ma quando c'è la passione dietro, Francesca, si fa tutto. Poi dovete vederla con il cavallo, perché lei fa dei spettacoli straordinari, e poi ti inviteremo anche per parlare della tua attività. Prego, continua pure, perché è molto importante continuare a rimarcare questa cosa per i telespettatori. E poi ecco, un'altra differenza con lo Zwerg oppure con il Doberman, e ne parlo perché non così, proprio perché ho avuto tutte e tre le razze. Una differenza, ad esempio, che il Pinscher Nano è un cane, diciamo, abbagliatore, però come allarme più che altro serviva. Il Pinscher invece, per esempio, veniva usato nelle fattorie per cacciare i topi, o addirittura questo anche lo Zwer Pinscher, per le culle, per controllare le culle che nelle camere non entrassero i topi, per che appunto dessero morso ai bambini. Mentre invece appunto il Doberman è un cane da difesa, che appunto venne proprio selezionato per la difesa. Quindi ecco la differenza, però sostanzialmente si assomigliano molto, proprio perché, come ho detto, in fondo cioè il ceppo è comune. Ha introdotto il Doberman, sì. Siccome l'ha introdotto, io passo un secondo dalla nostra Danila, che a casa ha il Doberman, pensate. E ci sta guardando. Allora, non so se da casa si vede, sulla gamba di Danila c'è tatuato il volto di Jack, che è il suo Doberman. E l'hai fatto? Quando l'hai fatto? L'ho tatuato 2 anni fa. L'hai fatto tu o te l'hanno... No, me l'hanno fatto ovviamente, 7 ore di lavoro, quindi... No, perché tu fai anche i tuoi tattoo da sola. Sì, però ancora al contrario, non sono capace. Sei un artista, quindi ci... Ascolta, Danila, allora, abbiamo le foto di Danila, le mandiamo subito, visto che abbiamo parlato del Doberman. La tua passione per gli animali, in generale... Essendo nata in campagna, ho avuto la possibilità, anzi, la fortuna di essere nata... in mezzo agli animali, e quindi ringrazio anche i miei genitori per avermi dato l'opportunità di questo. Allora, eccolo qua, così lo vediamo bene, il tatuaggio, guardate, meraviglioso, bellissimo. Il volto del suo Jack, che a casa ti sta guardando. Sì, sicuramente, sicuramente. E poi abbiamo anche, ecco, questa è la piccolina che si chiama... Shelly, che già su Facebook ha i suoi fan. Sì, sì, che la stanno seguendo. Abbiamo trovato una foto curiosa di Jack, ecco qui lei che sbadiglia, questi commenti meravigliosi, e qui dorme con il suo pupazzo, ecco questo è Jack vegetariano, ma è vera, ha imparato dalla sua mamma ad essere vegetariano, mangia la carota, sì, meraviglioso, sì, questi sono cani proprio che vanno pazzi per carote, verdure, sì, sì. Lui va pazzo anche per le mele, bene, poi tra l'altro ha il maculato dietro come le nostre ragazze di Island Jungle. Eccolo qua Jack, poi c'è una foto fantastica perché è seduto, eccolo, accanto vicino alla nonna e al papà. Cioè, guardate, anzi, un po' dispiaciuto perché non gli hanno lasciato tutto il divano per lui. Ecco, cioè, proprio che di solito è il suo. Senti, va d'accordo con la piccolina?
Ma guarda, ancora non l'ho fatto incontrare, sinceramente, perché ho un po' paura. Quindi non vorrei rischiare. Dagli allevatori li facciamo incontrare prima di subito? Secondo me sì, cioè nel senso, anzi, prima è meglio, perché comunque sia i cani capiscono quando c'è un cucciolo. Poi sì, è maschio, giusto? Lui è maschio. Portano tanto rispetto solitamente, cioè nel senso, a meno che non c'hanno i problemi. Diciamo cani, che ancora ho avuto un po' paura a fare la prova. Ecco, questo è importante. Sì, però io consiglio sempre di buttarsi. Anche con lei, c'ha sto carattere stupendo, io ho visto, c'ha un carattere meraviglioso, non ha paura di niente, è difficile, a volte io vedo andando in giro cani enormi con la coda fra le gambe. Sarebbe il mio obiettivo sicuramente farli incontrare. Quindi, Daniela, il prima possibile dobbiamo far incontrare i pupi, eh? Okay. Poi tra l'altro lei è femmina, quindi non... Anzi, dovrebbe esserci meno rischio. Andiamo dal nostro Biagio, un altro allevatore del pincer nano. Sì. Biagio, quando è nata la tua passione, questa sera chi ci hai portato? Allora, questa sera vi ho portato Duca del Capo di Leuca e Corzano. La mia passione per i pincer nasce circa 10 anni fa, quando ho incontrato per puro caso due pincer nani per strada e mi ha, diciamo, attirato tanto il loro temperamento, quell'occhio vispo, quella, diciamo, quell'espressione un po' da furbetto, e quindi, diciamo, mi sono cominciato un po' a documentare, a frequentare le prime expo per vedere un po' come si evolvevano le cose nello zoo pincher. E qui in alcune foto vediamo i due soggetti, Corzano e Duca, due cani che comunque porto che cos'è, in esposizione. Un frisbee? Sì, loro, Duca è un amante del frisbee. Scusa, c'ho una, c'è anche qualcun c'ho altro. Una piccola passione io per il frisbee. Ah, ok. Questa invece è una, diciamo, lui è Corzano nella giovane età, quando ancora aveva circa 10 mesi. Ancora qui lo sfondo del Capo di Leuca, da dove nasce il mio allevamento. E questo, diciamo, è sempre Duca in una delle sue espressioni. I pupi. Questi sono dei cuccioletti che sono nati questa sotto Natale. E qui abbiamo una vincita a Bastia Umbra con Duca del Capo di Leuca, ha ottenuto il B.O.B. Siamo riusciti a portare uno Zerg Wincher al podio del gruppo 2, rappresentando il terzo posto, perché loro fanno parte, diciamo, da cani da utilità e difesa. E quindi gareggiano sempre con cani di un certo, di una certa taglia. Quindi vedere uno Zerg Pinscher che rappresenta un podio è sempre, diciamo, una bellissima cosa per noi amanti. Cristina voleva ricordare il carattere del pincher. Sì, oltre ad essere un animale dolcissimo e fedelissimo, perché comunque sono inseparabili, ovunque vai loro ti seguono, sono anche degli ottimi allarmi. Cioè, questo è da considerare, perché invece che spendere tanti soldi in un allarme in casa, c'hai un apparecchio. Ci sveglia lui. Veramente, sono simpaticissimi e anche molto in gamba.